siamo entrati nel CVRS Policlinico Veterinario Roma Sud del gruppo Anicura per vedere da vicino come si effettua una visita oculistica, sapientemente guidati dal dottor Mario Vergara, specializzato in medicina e chirurgia oculistica veterinaria. Vediamo cos'è successo, è proprio il caso di dirlo, vediamo, nel servizio di Martina Gatto. Oggi ho la possibilità di conoscere il dottor Mario Vergara, specializzato in medicina e chirurgia oculistica veterinaria. Vedi, questo è un soggetto proprio classico, con questa acclimazione, con questa epifora. Scopriamo insieme a lui come si svolge una visita oculistica. Sì, sì, sono molto frequenti queste problematiche. Ciao. Allora, Noa, che dici? Facciamo una visitina? Che dici, piccola? Intanto vediamo come ci vediamo. Che dici, Noa? Vediamo un pochettino. Ferma, ferma. Bravissimo, Noa. Vediamo se ammicca. Ferma. E poi ferma, ferma. Stimoliamo un po' la vista. Brava. Oh, bravissima, Noa. Ferma. Vediamo un attimino di nuovo. Brava, piccola. Ci sei. Bravissima. Vediamo quest'altro. Vieni. Ok, ferma. Bravissima, tesoro. Ferma, ferma, Noa. Bravissima! Con questo andiamo a misurare la quantità di lacrime che lei produce, inserendo questa strisciolina di carta nel sacco congiuntivale. Vieni, amore, qui in basso, e la teniamo un minuto. Sei bravissima, no? Brava, tesoro! Bravissima, questa cartina, per essere normale la lacrimazione deve bagnarsi fino a 15 mm in un minuto. Brava, Noa. Brava, siamo a 10 mm. Bravissima la piccola. Guarda che ci siamo, guarda che ci siamo. Brava, tesoro. Basta così. E siamo a 14, perfetto. È una lacrimazione ideale questa. Ok, perfetto. Adesso invece andiamo a valutare come risponde agli stimoli luminosi e quindi facciamo l'abbagliamento, quindi la illuminiamo, lei risponde poco, ma questa è una cosa che è da valutare sempre molto attentamente, perché quando il cane è un po' spaventato, quando il cane è un po' agitato risponde poco, però in questa maniera vediamo sia l'abbagliamento sia anche come risponde la pupilla alla luce e quindi si deve costringere in maniera omogenea e uniforme in entrambi gli occhi. Ok, fatto questo, adesso utilizziamo invece una fonte di ingrandimento e una fonte di luce, che è la lampada a fessura, per guardare sia le palpebre, sia la congiuntiva, sia le parti anteriori dell'occhio. Vieni, Noa, sei bravissima. Quindi ci avviciniamo lentamente dandogli la luce, sennò dà fastidio, ci avviciniamo e valutiamo la conformazione delle palpebre, se non ci sono peli che vanno dentro, valutiamo le congiuntive inferiore e superiore, andiamo a vedere i punti lacrimali se sono pervi e guardiamo per bene la cornea. Dopodiché utilizziamo una lama di luce. Ok, allora con la lama di luce poi andiamo a illuminare l'occhio. In questa maniera creiamo come se fosse una sezione dell'occhio stesso, quindi andiamo a valutare lo spessore della cornea, eventuali alterazioni. Andiamo a valutare l'omogeneità dell'iride e andiamo a valutare anche la trasparenza o meno del cristallino. Questo prima della dilatazione, naturalmente. Andiamo a valutare anche qui queste strutture, l'iride va bene, il cristallino sembra bello limpido proprio. Ok, riaccendiamo la luce. Ma sei bravissima! A questo punto invece instilliamo una goccia che è un anestetico locale che ci consente di fare una valutazione della pressione dell'occhio e utilizziamo questo strumento che è appunto un tonometro.
senza comprimere niente, altrimenti questa valutazione viene alterata. Si poggia delicatamente lo strumento sulla superficie della cornea. Bravissima, amore. Aspetta, aspetta, aspetta. Brava, tesoro. Wow. E ci dà una pressione che è 19 in questo caso, che è una pressione fisiologica. Naturalmente valutiamo anche l'altro occhio sempre. Tutte queste cose vengono fatte sempre bilateralmente. Bravissima. E 13. Uh-huh. Okay. Fatto questo, andiamo a valutare invece la parte posteriore del globo. E la valutazione viene fatta inizialmente con uno strumento che è l'oftalmoscopio diretto. Quindi andiamo a vedere la retina, il fondo dell'occhio, senza l'interposizione di lenti. E quindi ci avviciniamo, mettiamo a fuoco e andiamo a valutare muovendoci le varie porzioni della retina. Questo ci dà un'idea, diciamo, un po' particolare del fondo dell'occhio, nel senso che andiamo a vedere solamente delle piccole porzioni della retina. Una volta fatto questo, se ci sono delle alterazioni che ci possono indirizzare verso una patologia o altro, oppure se vogliamo fare una visita completa, l'occhio va dilatato, la pupilla va dilatata, quindi bisogna aspettare poi una ventina di minuti perché la pupilla abbia raggiunto il massimo della dilatazione, e si valuta invece il fondo dell'occhio con l'oftalmoscopio indiretto, che è questo caschetto. Questo qua. Questo strumento, per poter vedere in maniera stereoscopica anche il fondo dell'occhio, quindi vedere se ci sono delle alterazioni anche degli eventuali distacchi di retina oppure delle alterazioni sul nervo ottico, la possibilità di vedere con questo strumento è ideale, perché ci dà la possibilità appunto di vedere in tridimensionale il fondo dell'occhio, e quindi si mette l'animale in posizione con la pupilla dilatata naturalmente, si guarda così e si interpone la lente tra l'esaminatore e l'occhio e si mette a fuoco la retina. In questa maniera, con questo strumento, noi abbiamo la possibilità di avere una visualizzazione immediata di tutta la retina e non solamente di piccole parti come con il panottico, con lo strumento diretto, e ci dà appunto la possibilità di avere una tridimensionalità della retina stessa. Bravo. Fatto questo, questa è la visita. Nel momento in cui naturalmente si evidenziano delle alterazioni, poi a quel punto si va ad indagare sulle eventuali cause e la scelta poi terapeutica più efficace. Nel suo caso, questa lacrimazione è una caratteristica di queste razze, perché loro spesso soffrono di cosiddetta trichiasi del canto mediale, che è la presenza di piccoli peli che sono nella caruncola, qui nella parte centrale dell'occhio, i quali funzionano un po' per osmolarità, quindi prendono le lacrime e le portano fuori bagnando appunto la parte sottostante dell'occhio. Diciamo che quando sono cuccioli l'ideale è fare un piccolo interventino che si chiama di cantoplastica mediale, quindi si vanno a togliere questa caruncola con i bulbi dei peli in modo tale che questi non possano ricrescere, non possono. In questa maniera noi abbiamo una riduzione anche abbastanza sostanziale dell'epifora, quindi della lacrimazione. Poi conosciamo per umana le condizioni dell'anziano, no? La cataratta e tutto questo. Sì. E si verifica anche nel cane e nel gatto. Assolutamente sì. In realtà non si parla di cataratta, cioè il termine è tecnico e scientifico è nucleosclerosi senile, perché per cataratta si intende un'opacità patologica del cristallino. Quindi quando si parla di cataratta bisogna sempre identificare un'eventuale causa, e la cataratta in genere determina un deficit del visus dove c'è l'opacità. Nel caso invece della nucleosclerosi, che è l'invecchiamento fisiologico del cristallino, questo si verifica normalmente a partire dai 7-8 anni.
modifica, è vero, la limpidezza del cristallino stesso, però in realtà, andando a guardare per esempio con l'oftalmoscopio diretto o l'indiretto, una nucleosclerosi senile mi dà una lievissima opacità del cristallino e quindi ci consente di valutare la retina, di vedere la retina. Così come noi vediamo la retina, anche la retina vede l'esterno, quindi il cane in realtà non ha un grosso deficit visivo in seguito ad una nucleosclerosi. Differente invece è il caso della cataratta. La cataratta ci dà sempre una impossibilità, dove c'è l'opacità, di vedere cosa c'è dietro, e quindi anche la retina in quel punto avrà difficoltà a vedere l'esterno. Questa è la differenza fondamentale. Tanto che, mentre in umana la nucleosclerosi senile è una alterazione per la quale è previsto l'intervento di cataratta, in campo veterinario per la nucleosclerosi senile non interveniamo, perché l'animale non ha grosse difficoltà, non ha delle alterazioni del comportamento in seguito a questo tipo di alterazione, e quindi non interveniamo, anche perché l'intervento di cataratta in campo veterinario ha delle problematiche lievemente differenti rispetto a quello che noi siamo abituati a conoscere dai nostri nonni o dai nostri parenti che vengono operati. Purtroppo l'animale ha un post-operatorio che è un po' più complesso, e fondamentalmente noi non riusciamo a controllare bene i movimenti della testa del cane nel post-chirurgico. Questo produce un aumento di percentuale di quelle che possono essere le complicanze. Quindi, se è necessario, si opera. Se la cataratta determina dei deficit visivi o dei deficit strutturali all'interno dell'occhio, si opera. Se invece la situazione è tale da non comportare problematiche per l'animale, non si opera. Va bene, grazie mille dottore, l'aspettiamo a Pronto Vet, perché la nostra rubrica giocosa si chiama Occhio al Pet. Ah, e lei quindi deve per forza. Assolutamente, occhio all'occhio del pet a questo punto. Esatto. Sarà. Grazie mille dottore. Grazie a voi, grazie. CVRS, Policlinico Veterinario Roma Sud. Da oltre 20 anni l'Ospedale Veterinario di Roma, uno staff altamente specializzato, una strumentazione avanzata con l'unico obiettivo di offrire a tutte le famiglie con animali, nessuna esclusa, la migliore cura possibile. Il pronto soccorso aperto H24, un laboratorio interno e una strumentazione avanzata permettono un'assistenza sempre veloce e puntuale. Da oltre 20 anni CVRS, Policlinico Veterinario Roma Sud, via Pila de Mazza 24, uscita Tuscolana del Grande Raccordo Anulare.